1:10, benvenuti al telegiornale della notte. Cominciamo col summit europeo di Bruxelles che sta decidendo sui destini della Grecia e della sua permanenza nell'Unione Europea. Dunque, poco fa il Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Jean-Claude Juncker, si è detto convinto che si raggiungerà un accordo in settimana, anche se c'è poco tempo a disposizione. Sulla stessa lunghezza d'onda, Angela Merkel e François Hollande, i leader, hanno confermato che ci sarà un nuovo Eurogruppo straordinario mercoledì sulla Grecia, prima del vertice europeo di giovedì. Sulla Grecia arriveremo a un accordo entro questa settimana. A dirlo è il presidente della Commissione europea Juncker da Bruxelles, dove si è appena concluso il vertice europeo per trovare un accordo che permetta al paese di scongiurare il default e l'uscita dall'eurozona. Nonostante le proposte di Atene siano arrivate tardi, sono stati fatti grandi passi avanti verso la direzione richiesta dalle istituzioni e sono fiducioso che l'Eurogruppo di dopodomani, mercoledì, produrrà risultati da sottoporre al Consiglio giovedì. Abbiamo lavorato per scongiurare lo scenario peggiore, per iniettare il nuovo dinamismo nel negoziato, gli ha fatto eco il presidente del Consiglio europeo Tusk. Tutti i leader dell'Unione europea si sono impegnati fortemente per raggiungere un accordo. La Grecia deve rimanere nell'eurozona, ha ribadito la cancelliera tedesca Merkel. Per il presidente francese Hollande, il governo greco si è assunto le proprie responsabilità e ha messo sul tavolo proposte che hanno suscitato un'accoglienza positiva delle istituzioni creditizie. Abbiamo tantissimo lavoro da fare nelle prossime 48 ore, ha commentato la numero uno del Fondo Monetario Internazionale Lagarde. State tranquilli, stiamo lavorando senza sosta a un accordo che risolva la crisi e mantenga l'Europa intatta, aveva postato nero su bianco su Twitter Yanis Varoufakis all'inizio del vertice. Il premier Tsipras si era detto sicuro di aver presentato ai creditori, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, l'unico piano possibile perché il paese torni a crescere e ad assolvere i propri doveri senza imporre ulteriori sacrifici al popolo greco. Tsipras, che in serata nell'incontro bilaterale con il presidente della BCE Draghi, ha ricevuto l'invito a raggiungere al più presto l'accordo. In queste ore i leader europei hanno passato al setaccio il pacchetto di riforme proposto dal premier greco ai creditori per ottenere 7 miliardi e 200 milioni di aiuti congelati da mesi. Ci sono misure fiscali permanenti per il 2% del prodotto interno lordo, i tecnici del Brussels Group volevano il 2,5%, ma si recupererà da altre voci, l'IVA a tre aliquote contro le due richieste dai creditori, tasse di solidarietà per le aziende e gli stipendi sopra la media. Ci sono anche lo stop ai prepensionamenti e meccanismi automatici di tagli in caso di indebitamento. Spirano venti di ottimismo dunque, anche nelle borse europee, tutte positive, con Atene al più 9%. Vedremo se domani replicheranno. Oltre 2.500 migranti che si trovavano a bordo di 15 barconi sono stati soccorsi nella sola giornata di oggi al largo della Libia. Intanto è arrivato il via libera alla missione navale contro i trafficanti di uomini nel Mediterraneo, pattugliamento in alto mare, ma senza interventi contro i barconi. Unanimità. È un'Europa unita quella che ieri a Lussemburgo ha varato la missione navale contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo. 14 paesi parteciperanno al pattugliamento in alto mare. Il compito al momento è di fornire intelligence, vigilanza e salvare vite. L'obiettivo in prospettiva è raccogliere le informazioni necessarie per poter passare alla seconda fase, la confisca dei barconi ed in ultima analisi la distruzione con interventi anche nelle acque territoriali libiche. I tempi per il via libera della fase più operativa non sembrano comunque brevi. Bisogna avere l'avallo di un governo libico che rappresenti un paese ora diviso in tre. Oltre al voto favorevole del Consiglio di sicurezza, nel quale la Russia di sottoscrivere una risoluzione che contenga la parola distruzione, non ne vuole sapere. L'operazione partirà ufficialmente la prima settimana di luglio e sarà guidata dall'ammiraglio italiano Enrico Credendino. La piattaforma di comando e coordinamento sarà la porta aerea Cavour. Per il resto, per il pacchetto immigrazione nel suo complesso, c'è ancora molto lavoro da fare. Anche se da Lussemburgo fanno sapere che sta circolando una bozza sulla questione della ridistribuzione obbligatoria dei migranti che hanno diritto d'asilo, prevederebbe la ricollocazione in 2 anni di 40.000 persone sbarcate in maggioranza in Italia. Numeri esigui rispetto alla portata del fenomeno, ma i paesi dell'Unione vogliono mantenere tutta la flessibilità fino a che non verranno stabiliti meccanismi precisi per accertare chi ha diritto d'asilo. Un compito che spetta ai paesi di sbarco e tuttavia è necessario il coordinamento europeo perché nessuno possa opporsi. Inoltre c'è da stabilire procedure certe per il rimpatrio coatto con l'obiettivo di scoraggiare i migranti che si spostano e rischiano la vita per motivi economici. Su questo punto l'Unione si è presa un altro mese chiedendo a Frontex di fornire un progetto da approvare entro la fine di luglio.
Ora a Roma con la vicenda di Mafia Capitale. La frase del sindaco Marino, che ha invitato la destra a tornare nelle fogne con un vecchio slogan degli anni di piombo, ha fatto di nuovo divampare la polemica. Se Roma è nelle fogne è anche per colpa del sindaco, ha replicato secca Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Meloni che in caso di voto potrebbe essere in corsa per il Campidoglio. Dobbiamo trovare tutti insieme un legame con la città e questo non lo può fare solo il sindaco, la giunta. Dobbiamo costruire la Roma del prossimo decennio. Ignazio Marino, nel corso di una riunione di maggioranza in Campidoglio, prova a recuperare slancio e fa appello ai gruppi che lo hanno eletto sindaco per arrivare fino al 2023. Io credo davvero tanto in voi, sono le parole accorate del primo cittadino. Siamo una buona squadra, quello che chiedo è lo sforzo di lavorare di più. Marino dunque resiste, ma la sua amministrazione perde pezzi. L'assessore Guido Improta, renziano, annuncia ufficialmente le dimissioni, anche se tempi e modalità, spiega, dovrà deciderli il partito. Tutto ciò nel giorno in cui al commissario del PD di Roma, Matteo Orfini, viene assegnata la scorta, proprio per i pericoli legati agli effetti dell'inchiesta sul mondo di mezzo. A Orfini va la solidarietà di tutte le forze politiche, ma i problemi per Marino non sono affatto finiti. Infatti un altro assessore chiave, Silvia Scozzese, starebbe per abbandonare il suo incarico. Così non si può più andare avanti, avrebbe confidato ad alcuni suoi collaboratori. Insomma, l'amministrazione Marino è davvero in bilico. Una situazione che potrebbe diventare insostenibile se si considera una sorta di sfida che il segretario Premere gli ha lanciato qualche giorno fa. Il sindaco resta se dimostra di saper governare la città. Inoltre è ancora forte la polemica seguita alla dichiarazione del primo cittadino alla festa dell'unità in un quartiere di Roma che hanno fatto storcere il naso anche tra i Dem. Riferendosi alla destra ha detto «Perché non tornano nelle fogne? Da dove sono venuti?» Parole stigmatizzate anche dal ministro dell'interno Alfano. Ritengo che il sindaco della capitale debba tenersi lontano dagli echi di un passato che rifiutiamo con forza. Dura la risposta del leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che dice «Roma è nelle fogne per colpa tua, Marino, mettiti invece di dire idiozie». E domani sarà il giorno dell'arrivo in Commissione Cultura del Senato del disegno di legge sulla scuola. Il testo sarà presentato dai relatori della maggioranza con alcune modifiche sugli aspetti più critici. Ma se le opposizioni, come sembra probabile, dovessero mantenere i 3.000 emendamenti, allora il governo è pronto a portare il testo direttamente in aula e approvarlo con un voto di fiducia già per giovedì prossimo. Se il disegno di legge non passa, questa è la spiegazione del Premier Renzi, non arriverebbero neanche le 100.000 assunzioni previste. I sindacati sono pronti a scendere in piazza contro la riforma. E parliamo della scomparsa di Laura Antonelli, l'attrice morta nella sua casa in provincia di Roma, stroncata da un infarto. La ricorderemo come una donna bella ed un'attrice bellissima, ma nella sua vita sono stati molti i momenti amari. Ha fatto sognare una generazione, quella dei ragazzi adolescenti degli anni 70. Laura Antonelli era un'icona sexy, una carriera iniziata recitando in diversi film erotici, poi la popolarità con Malizia nel 1973 nel ruolo di una sensuale cameriera. Le pellicole d'autore con registi come Ettore Scola e Luchino Visconti, Mastroianni, Gassman e Sordi come compagni di sette. Il suo grande amore è stato Jean-Paul Belmondo, una relazione burrascosa durata 9 anni. Ma negli anni 80, per l'attrice dalle curve morbide e sensuali, comincia la parabola discendente. Non riesce a staccarsi dai ruoli nelle commedie sexy, entra nei cast dei primi cinepanettoni. Il 1991 è l'inizio della fine. Prima si sottopone a un trattamento estetico che le sfigura al volto, poi viene arrestata per una storia di droga. Nella sua villa di Cerveteri ci sono 36 grammi di cocaina. Condannata in primo grado, dopo 9 anni l'assoluzione in appello. Per i giudici Laura Antonelli non è una spacciatrice ma una consumatrice abituale di stupefacenti. I tempi lunghi del processo la fanno scivolare nella solitudine e nella depressione, si rifugia nella religione. Ospita immigrati a casa sua, i giudici la dichiarano incapace di intendere e di volere, più volte viene ricoverata in un centro di salute mentale. Si fa truffare da un sacerdote africano. Senza più soldi si rifugia in un bilocale alla Dispoli e qui l'ha trovata questa mattina a terra morta d'infarto a 73 anni la badante. Andiamo negli Stati Uniti dove il presidente Barack Obama ha annunciato che presenzierà venerdì prossimo a Charleston nella Carolina del Sud ai funerali
di una delle 9 persone uccise mercoledì scorso in una chiesa dalla furia razzista del 21enne Dylan Roof. Obama pronuncerà l'elogio funebre del reverendo Clement Pinckney, figura storica della comunità afroamericana locale e senatore della Carolina del Sud. Con il presidente statunitense ci sarà anche il vicepresidente Joe Biden. Parliamo ora di sport, in particolare del Parma, perché purtroppo è arrivata oggi l'ufficialità, esce dalla grande calcio per la società emiliana, il tempo è scaduto ed è stato dichiarato il fallimento. È davvero senza gloria la storia recente di Parma. Dopo il crack Parmalat e l'inchiesta giudiziaria che ha travolto l'ex sindaco Vignali, tocca adesso al club gialloblu. Una realtà del calcio italiano nata nel 1913 e che ha lasciato il segno sugli anni 90. Dalla Serie C alla A per poi proiettarsi nel firmamento continentale con una Coppa delle Coppe, una Supercoppa e 2 Coppe UEFA. La situazione ha iniziato a farsi difficile nelle ultime stagioni con l'alternarsi di presidenti avventurieri da Ghirardi a Manenti, accomunati soltanto dalla voglia di garantirsi visibilità. Proprio la gestione folle dei bilanci ha aumentato a dismisura le cifre relative ai debiti societari. 22 milioni di euro, volendoci limitare a quelli sportivi. Troppi anche per gli ultimi 2 imprenditori, Giuseppe Corrado e Mike Piazza, che avevano provato a rilevare in extremis il Parma e salvarlo così dal fallimento. Ai curatori non è rimasto altro che comunicare l'avvio dell'esercizio provvisorio. Una deroga, già chiesta alla Federcalcio, permetterà alla società di chiudere la stagione del settore giovanile. Il futuro invece è tutto da scrivere. In Serie B al posto del Parma potrebbe essere ripescato il Brescia e dentro pochi giorni andrà trovato 1 milione di euro per poter partecipare al torneo di Serie D. In quel caso si ripartirebbe quindi dall'ultimo gradino del calcio e dilettanti. Davvero un triste epilogo per un club che appena pochi anni fa era considerato una società modello. È stata invece una giornata densa, movimentata, quella del calciomercato. Sono arrivati nuovi protagonisti che daranno vita alla prossima stagione. Tutto in poche ore. Con la firma posta in calcio al nuovo contratto, Mario Mandzukic si è ufficialmente legato alla Juventus per 4 stagioni. L'arrivo del 29enne attaccante croato sancisce di fatto la cessione di Carlitos Tevez al Boca Juniors, creando al contempo l'ennesimo problema in casa Milan. Jackson Martinez, che solo pochi giorni fa veniva dato per certo in rossonero, andrà infatti a colmare il vuoto lasciato proprio da Mandzukic all'Atletico Madrid. Ennesimo colpo basso che Adriano Galliani deve incassare in un mercato che stenta a decollare. In attesa di un nuovo nome da sottoporre al presidente Berlusconi, ecco individuato nel 26enne nazionale belga Axel Witsel il rinforzo per il centrocampo. E la difficile situazione in casa Milan è divenuta motivo di larità per i tifosi dell'Inter, che hanno coinvolto nello sfottò ai cugini rossoneri anche il neoacquisto francese Geoffrey Kondogbia al suo primo giorno in nerazzurro. Per lui un'accoglienza davvero idolo. La Roma invece, in attesa di riscattare dal Cagliari la metà del cartellino di Raja Nainggolan, ha annunciato il ritorno dal Genoa di Andrea Bertolacci unitamente all'attaccante Iago Falche. Ma sono ancora tante le caselle da riempire. Per l'estremo difensore si punta a un'operazione a costo zero. Il nome è quello dell'argentino Sergio Romero, che 4 anni fa la Roma aveva dirottato alla Sampdoria. Per l'attacco invece, oltre al costoso colombiano del Siviglia Bacca, impegnato in Coppa America con la sua nazionale, ecco spuntare nuovamente il nome di Luis Adriano, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo. Infine la Fiorentina ha presentato il nuovo tecnico Paolo Sousa, intenzionato a regalare soddisfazioni ai suoi nuovi tifosi. Far divertire, divertirci, vincere e allo stesso tempo godere tutte le emozioni che vuol dire vincere le partite. E naturalmente in bocca al lupo a Paolo Sousa. E ora in Cile per la Coppa America con il Brasile, che si è qualificato per i quarti di finale battendo 2-1 il Venezuela. Brasile che vediamo, eccolo qui, in vantaggio grazie alla conclusione al volo di Thiago Silva, che poi ha dedicato il gol a Neymar in tribuna per la squalifica che di fatto l'ha escluso per il proseguo del torneo. Il raddoppio grazie a una sgorpata di Willian sulla sinistra e il cross messo dentro da Firmino. Il gol del Venezuela dopo un calcio di punizione e colpo di testa di Fedor. Ai quarti il Brasile se la vedrà col Paraguay, mentre Neymar ha deciso di lasciare il Cile. Troppo dura stare qui senza giocare, ha detto l'attaccante del Barcellona. Ho perso una grande occasione.
Ed era l'ultima notizia, vi ricordo che l'informazione torna alle 6 con le Morning News e quindi alle 7.30 la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.